Sei perfetto, inizi subito. E una volta che avrai ritrovato l'oggetto, ammesso che lo ritroverai, il 20% della somma, 100.000 euro, sono dell'agenzia, cioè del titolare. Il 40% è... Scusa, il resto? Jimmy, lo so che sulla scheda è scritto che hai difficoltà a socializzare, ma questo è un lavoro complicato, ci vogliono almeno due persone. Nelle puntate precedenti. Questa è una stronzata, che cazzo! Eh? Che cazzo ti ridi? Sono 3 ore che l'ho chiamata. Sono tornata a casa. D'altronde avevo fatto anche io lo stesso. Se non riesco a dare uno scatto, non potremmo neanche pagare. Mi sa che quello è l'ultimo dei nostri problemi, Gianfranco. Perché se siamo ancora qua, così legati, moriremo di fame e di sete. Moriremo. Allora, se come dici tu, devo dirti una cosa prima, c'è sempre male, sin dalla prima volta che ho visto. Che siete poco di buono, avete fegato ragazzi, perché ci vuole del fegato per prendere per il culo questi ragazzi, questi giovani lavoratori. Io ti rispetto fondamentalmente. Questi ragazzi sono proprio dei boccaloni incredibili, credono a qualsiasi cosa che gli si dica. L'importante è dare al ragazzo una speranza, anche se minima. Pensa che Jimmy e Gianfranco non prenderanno neanche un euro da questo lavoro ed è tutto legale. Carmelo, mi aiuti tu a liberarmi del cadavere di Ugo? Ah, io esco a mangiare qualcosa perché a me il frullatore di ossa non mi è mai piaciuto troppo. Carmelo, fermati un attimo, non è che mi dai il numero di conto corrente alla ragione sociale di quell'associazione umanitaria che aiuta i bambini disabili del Congo? Guarda, dovrei avere il biglietto da visita. Toh,
raccomando, eh. Una birra, grazie. Ogni giorno ricordo sempre ai miei collaboratori come puntualità, trasparenza, professionalità siano cose per noi più importanti di un Vangelo. Sai, la Bibbia è stata scritta in 1600 anni, grazie. Ma se l'avessimo scritta noi, l'avremmo consegnata a Dio in meno di una settimana. Bella questa. Sembra una delle tipiche battute forzate dei film di Lucio Monocrom. Hai presente? Lucio. Lucio Monocrom? Il regista di Natale a Cornaredo? L'ex profeta del Tao Horror? Il regista monocromatico che fa film a colori? Già, proprio lui. Signorina, io sono un fico. Non ho tempo da perdere in certe stronzate. Un fico. Avrai più di 40 anni e parli come un ragazzino. Sei il signor Bruno San Martino? Sì, ma sono in pausa. Sono qui per rilassarmi. Se ha bisogno di qualcosa, può passare domattina in ufficio, dopo le 9. Sono qui proprio per una questione di lavoro. E di questi tempi ho problemi di reddito. Non ho tempo di aspettare domani mattina. Lei mi deve 50.000 euro e me li deve entro le 22.30. Io? Che senso? 50? Deve esserci stato malinteso. Deve aver sbagliato persona. Ma che diavolo sta dicendo? Riesco a scorreggiare con le mani. Fammi provare. Faremo pure schifo al cazzo con queste due facce. Ma riusciremo a distruggere il crimine e farci rispettare al lavoro. Ragazzi, mi dispiace per voi, ma adesso fate troppo schifo al cazzo. Già prima non eravate neanche, figuriamoci adesso. Non so se ho fatto bene a salvarvi la vita, eh? Forse era meglio se vi lasciavo morire in quella stanza. Alessia, ascoltaci. Jimmy e Gianfranco sono realmente morti in quella stanza. Adesso noi siamo due supereroi. Polenta e Cervo. Il
mondo si conoscerà Polenta with Cervo. Bruno, ti ricordi di noi? Adesso siamo due supereroi e ci facciamo chiamare Polenta with Cervo. E non siamo certo venuti qua per farci dare i buoni pasto. Ma questa voce, ma non sarei mica, ma impossibile. Tu sei morto. E qui ti sbagli di grosso. Perché dalla parte sbagliata del tavolo adesso ci sei tu. E se non mi dai una risposta azzeccata, l'uomo morto sei proprio tu. Capisco, siete sopravvissuti. Meglio così. Vorrà dire che incasserete anche il premio assicurativo. Ci sono parcheggiate fuori due Dune Buggy. Come anticipo, non è male, dai. Bruno! Noi oggi riscuotiamo crediti. Ci alziamo al canto del gallo e non abbiamo alcuna voglia di scherzare. E comunque le tue battute fanno schifo! Bruno? Brunino? Ci puoi dare la somma? Adesso non ho i soldi con me, ma devo andare al bancomat a prelevare. È qui vicino al bancomat. È qui dietro l'angolo. Vai pure. Oh!